Ciao a tutti. Come sapete, ho sempre detto due cose basilari sul TAV Torino-Lione. La prima, l'opera era, è e rimarrà inutile. Un progetto vecchio prima ancora di vedere la luce, che gli esperti hanno fragorosamente bocciato perché non porta benefici neppure nel lungo periodo. Vi ricordo alcuni numeri che non dobbiamo dimenticare. Il buco nella montagna costa 9,6 miliardi. Di queste l'Italia si accolla al 35% e la Francia invece si accolla al 25%, nonostante dei 57,5 km di galleria, ben 45 siano francesi. Complimenti ai grandi politici che prima di noi hanno calato le braghe quando hanno firmato accordi con la Francia. I tecnici indipendenti che abbiamo nominato hanno fatto uno studio approfondito che ha evidenziato come i costi di questo progetto superino di gran lunga i benefici. Quindi l'opera è inutile perché troppo costosa e non porta quel cambio modale gomma-treno che si prefigge. Mi preme proprio su questo precisare una cosa. L'analisi costi-benefici non è stata affatto inutile o superflua come qualcuno ha affermato. Ci ha consentito di pesare quale sia in effetti la negatività dell'opera in modo scientifico e incontestabile, come mai accaduto prima. Nessuno l'ha smentita. Ha acceso un dibattito consapevole e democratico nel paese e la sua bontà è stata apprezzata ampiamente in seno al governo ed è stata base di discussione approfondita a Palazzo Chigi, come tutti sapete. L'ho commissionata proprio perché, come sapete, ed è la seconda cosa che ho sempre detto, ho voluto tenere da ministro di tutti gli italiani un approccio privo di qualsivoglia tipo di pregiudizi nei confronti di quest'opera, nonostante sappiate bene che da membro del Movimento 5 Stelle ben sapessi che si tratta di un bidone per tutti gli italiani. Da persona per bene ho deciso di lavorare e far lavorare tutto il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per guardare con attenzione dentro questo dossier. Questo atteggiamento, la nostra caparbietà e l'immenso impegno della mia struttura hanno spinto la Commissione europea, come è logico pensare, a comprendere che l'opera non fosse in realtà così conveniente come pensassero e quindi a promettere di innalzare notevolmente i fondi europei da destinare a questo cantiere. Stiamo parlando di una somma che può arrivare fino a 3 miliardi di euro, considerando ovviamente anche la tratta nazionale. Avete capito bene, fino a 3 miliardi potenziali di euro risparmiati per l'Italia. Ma ora ovviamente la palla passerà al Parlamento, che è sempre l'organo sovrano. Detto ciò, il fatto che l'Unione Europea ci prometta tanti denari non significa che l'opera diventi bella e giusta, significa solamente che i maggiori costi non graveranno solo sulle spalle degli italiani e dei contributi che pagano gli italiani, ma principalmente sull'Unione Europea. Un risultato che non mi rende certamente felice. A differenza di quello che definisco il partito globale del cemento, in cui ci sono dentro tutti e lo sapete bene, il Movimento 5 Stelle ha una visione del futuro ben diversa e fondata sui benefici che un'opera può dare realmente alle persone, indipendentemente da fare i lavori per un cantiere che comunque sono destinati a terminare. Noi non vogliamo fare un'opera, un'infrastruttura per spendere i soldi, ma come ben sapete, vogliamo spendere i soldi per realizzare opere veramente utili per gli italiani. Tutti voi sapete che in quest'anno da ministro ho seguito un'enormità di dossier. Ne ho risolti, ne abbiamo risolti già molti che erano fermi da anni. E in generale ho ispezionato, sapete, moltissimi cantieri su tutto il territorio nazionale. Ciò mi ha permesso di capire quali siano le priorità infrastrutturali del nostro splendido paese. Priorità reali rispetto all'obiettivo di impegnare tanto denaro in un unico buco, in un'unica montagna. E qui, al MIT, con i contratti di programma ANAS e Rete Ferroviaria Italiana, con il decreto Genova, con lo sblocca cantieri, con il decreto crescita e con le risorse che abbiamo stanziato nella legge di bilancio, stiamo accelerando proprio su quelle tante opere davvero utili al nostro paese, a partire dalla manutenzione, lo sapete perfettamente, abbandonata negli ultimi anni, di cui le nostre infrastrutture hanno tantissimo, hanno un enorme bisogno. Ieri se n'è accorta pure la Lega, che ha esaltato le decine di miliardi di opere sbloccate che ho fatto approvare al CIPE, a Palazzo Chigi, per esempio il potenziamento e la messa in sicurezza della Pontina, oppure i lavori sulla Telesina o ancora i ponti sul Po, ma potrei ovviamente citarne tante altre di opere sbloccate. E come non ricordare ad esempio gli aggiornamenti dei contratti di programma ANAS e Rete Ferroviaria Italiana che valgono, sentite bene, 28 miliardi di euro di risorse in più. È tutta farina del sacco del Movimento 5 Stelle, tutto lavoro mio e di chi opera attorno a me che voglio ringraziare.
Anzi, speriamo che la Lega si dia da fare per dare al più presto a questo ministero, al mio ministero, i suoi sottosegretari. Sono benvenuti, visto che qui non c'è l'ombra di un leghista da mesi. La nostra stella polare resta sempre la stessa, dare il massimo giorno dopo giorno per una politica infrastrutturale che segni un cambio di passo in nome della qualità e della sostenibilità. I frutti dell'immenso lavoro fatto in questo primo anno si stanno vedendo e si sono già visti. Mai come ora il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha prodotto tante leggi così importanti e in un tempo così breve e sbloccato così tanti cantieri in tutta Italia. Tutto ciò sempre e solo per il bene dei cittadini. Ecco perché non andare avanti sarebbe una pura follia. E prestissimo avrete novità anche sull'elenco delle opere commissariate e accelerate grazie al decreto sblocca cantieri che noi abbiamo fortemente voluto e che è già legge dello Stato. Ancora decine di miliardi di euro in più per tanto lavoro in più su tutto il territorio nazionale per le nostre splendide piccole e medie imprese. Quindi andiamo avanti a testa alta. Grazie e buona giornata a tutti.